Alberto Salvarani. Buongiorno. Buongiorno. Allora, da che cosa è nata l'idea di scrivere un libro su Guccini, un'antologia proprio su Guccini, su Francesco Guccini? Un'enciclopedia addirittura, dalla passione, perché le cose nascono dalla passione, e questa è la passione di una vita, di una figura che vive di coerenza, vive di capacità di mettersi in piazza il giusto, ma soprattutto di non cedere alle logiche di una dimensione dello star system che oggi purtroppo domina, ci ingloba, ci mangia, ci fagocita tutti, e Guccini è uno che sta al di fuori. Quindi è stato rendere omaggio alla passione della vita, ed è importante, nonostante uno abbia una certa età come è sottoscritto, mantenere fede alle passioni giovanili. Ci si mantiene giovani il più possibile, belli così, ma l'importante è farle. Dal punto di vista ideologico ha inciso sulla tua vita oppure no, Guccini? Beh, è difficile da dire, perché è difficile da incasellare Guccini, nel senso che questo direi forse meno. Probabilmente questo è uno degli aspetti così che non hanno dispiaciuto, il fatto che comunque abbia sempre scelto una parte, che è normalmente quella grosso modo della sinistra più o meno storica. Però no, non è tanto questo. Quindi è più che altro la semplicità e questa coerenza e questo antidivismo, se sì, potremmo definire. Coerenza è in fondo il suo tema più importante, che è quello dell'umanità, dell'umanizzazione dell'uomo, insomma, che poi è il grande vero tema di tutte le religioni, le fedi, le filosofie, insomma, quando sono serie, quando sono importanti, cercano di rendere più umano l'uomo e di fotografarne appunto la mancata umanità, la disumanità, come in Auschwitz, come Lager e così via. Il Guccini di ieri e il Guccini di oggi, secondo te quale cambiamento? Ma è sempre lo stesso. Cioè, poi si invecchia, si avvicina all'ultimo saluto, ma è così, è rimasto così. Cioè, la TV gli fa un baffo, con gente che probabilmente bramerebbe un passaggio televisivo, oppure gente che basta che passi a un qualche grande fratello, piccolo cognato, cose del genere, e immediatamente si ritiene dei maître à penser, gente che è arrivata e così via, e qui siamo davvero dall'altra parte della barricata. Tu pensi che come le nuove generazioni riescono a leggere il messaggio di Guccini, o il Guccini proprio come essere umano? Beh, le nuove generazioni non esistono, esistono tantissimi giovani che faticano a entrare questa società messa male, è buon per loro da un certo punto di vista, perché è male per loro, perché invece rischiano di essere tagliati fuori da certe dinamiche. Quindi io credo che normalmente, in genere, così via, chi lo conosce tra le nuove generazioni ne rimane affascinato, perché un po' per tutti i motivi che abbiamo detto sinora, un po' perché ormai prima faceva parte del papà, adesso un po' dello zio maturo, presto del nonno, insomma, diciamo, rispetto agli adolescenti, che però vedono una figura di autorità, una figura paterna, una figura a cui fare riferimento, in cui la dimensione del valore è ancora una dimensione seria, non è una dimensione falsa.